Sto bene. Tutto ok. Sto bene. Andrà tutto bene. Dobbiamo andare. Capito? Dobbiamo andare adesso. Sì. Va bene. Andiamo via, muoviamoci. Pensiamo sia meglio restare. E perché? Perché qui c'è cibo. Eh? E possiamo dormire. Va bene. Se per voi è sufficiente. Io ho paura. Oh. In questo modo vi esponete e basta. Non dire niente. Tieni gli occhi aperti. Occhi aperti. Pessima idea. Se volete continuare a bere quest'acqua, va bene. Noi andiamo alla base. Non si erano allontanati? Beh, non abbastanza. Guardatevi attorno. Queste case non vi proteggeranno. Dobbiamo muoverci. Stai bene? Sì, andiamo via da qui. Hai sete? No, ti ringrazio. Ora che abbiamo tempo, voglio parlare di quello che stavamo dicendo prima. Non è necessario. No, 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 io lo voglio. Ascolta. Penso che possa funzionare. Amore. Ho sentito qualcosa. Perché ti comporti così? In che modo? Come se sapessi cosa sto per dire. Posso immaginarmelo. Vogliono che vada fuori città per alcuni giorni. Già, proprio quello che pensavo. Vado solo a Denver. Solo a Denver? Quindi ti perderai le nozze di Jill. Senti, hai fatto tanti sacrifici negli ultimi mesi. Anch'io sto cercando di fare dei sacrifici. Ok? Insomma, faccio del mio meglio. Ti ricordi questa canzone? No. Oh,
Beh, è da un po' di tempo che non ti sento suonare. Sì, non suono da un po'. David, ti prego. Cavolo, è Tori. Non mi importa se è Tori. Ci metto solo un minuto. Non andare a casa. C'è qualcuno e non so cosa sta succedendo. Loro sono come... non sono delle persone. Hanno ucciso della gente. Hanno ucciso Sam e Lori e hanno cercato di uccidere anche me. Io non so che cosa fare. Dovevi spegnere il cellulare. Ah, sì? Grazie. Il giorno in cui ti chiamerà sarà per una cosa seria. Ma se sei al lavoro, naturalmente è diverso. Cavolo. Farai la figura dell'idiota a Denver se non finisci. Sappi che ci faccio la figura dell'idiota in ogni caso, David. Hai un po' per pensarci, non deludermi. Ok, allora fammi un favore. Indossa i braccioli quando ti tufferai in piscina, ok? Dico sul serio, non sarò lì a riacciuffarti. No, va bene. Va bene. Ci vediamo tra poco. Ora devo proprio andare in ufficio. Ok. David! Ehi, ciao. Hai davvero una bella casa. Oh, sul grazie. Serio, sì. Ci vediamo dopo. È stato un piacere. Anche per me. Non è sempre così. Lo so io com'è. Devo andare a Denver. Forse è la cosa migliore. Della gente ferita là fuori. Io non sono un dottore, io... No, ci serve la tua macchina. Puoi accompagnarci, dobbiamo portarli in un posto sicuro.
Va bene. Grande, grazie. Grazie a te. Oh mio Dio. Ehi, stai bene? Sì, stai bene. Forza, non manca molto. Tutte queste persone da dove vengono? Sono tantissime. Ascolta, ho bisogno di aiuto. Dobbiamo sbrigarci. Senti, non li possiamo lasciare qui. Ehi! Questo è il mondo in cui viviamo adesso. Dobbiamo pensare solo a chi è ancora vivo. Quanto lontano? Proprio qui. No, intendo quanto lontano devi portarli. Non lo so, in un posto sicuro. Esiste? C'è un punto di evacuazione alla fine della vallata, però non so dove. C'è uno con una macchina. Non possiamo trasportare tutti. Faremo più viaggi. Dobbiamo andare. Mio padre non può muoversi. Ti aiuto io. Tiriamolo su. Nemmeno tu stai messo bene. Io sto bene. Cosa gli è successo? Hanno bevuto dell'acqua. Quasi tutti sono ridotti come loro. Docili e stupidi. Se per caso avevamo una chance, ormai è più che persa. Da dove vieni? Non avevi visto quello che stava succedendo? Tori arriva alle 6. Ehi, credi che Tori mi farà intingere nel suo vasetto di miele? Ma che ti viene in mente? Era tanto per dire, vorrei provare. Ascolta, secondo te quanti drink le ci vorranno per abbassare le pretese? Prima di tutto io non... Sì, devi provarci, sì, dai. Lei è solo il tuo capo, cosa sarà mai grande? Cavolo, amico. Che c'è? È caduto un aereo. Un altro? Cioè... Sì, sono già due. Secondo un aggiornamento, il vicepresidente si è seduto al tavolo della Casa Bianca e ha avvertito la Guardia Nazionale di vari stati per richiedere un ingente spiegamento di forze. Ah, che cavolo! Non siamo sicuri. Nessuno sa cosa diavolo sta succedendo. Brancolano tutti nel buio. È per l'aereo di stamattina. Da dove venite voi? Insomma, l'ultimo aereo è caduto appena un'ora fa. Siamo a 9, non sono incidenti. Preghiamo per i familiari e gli amici delle vittime coinvolti in questi terribili disastri. Cosa hanno colpito? Qualunque cosa. Sono caduti in tutto il paese. Insomma... Non è come l'11 settembre, è assurdo. Il decimo aereo è appena precipitato sopra l'area di Dallas, Texas. Con questo sono 10 gli aerei precipitati nel giro di poche ore. E il mercato azionario chiuderà presto oggi per evitare un impatto sull'economia fino a quando non ne sapremo di più. Per ora il numero delle vittime è 754 in appena poche ore, diventando il secondo peggior disastro nella storia dell'aviazione. Andiamo. L'unico altro evento che conta il maggior numero di vittime, naturalmente è quello dell'11 settembre, durante il quale morirono 2.907 persone. Stando alle dichiarazioni del Dipartimento di Sicurezza Interna, non ci sono prove credibili di attività terroristica correlate ai recenti disastri aerei. Il portavoce continua a dire alla gente di stare calma e di non sovraccaricare le linee telefoniche degli aeroporti, cercando notizie dei propri cari che potrebbero...
Ora Tom, a te la linea. Grazie Linda per la linea. Continuiamo a parlare degli strani eventi che stanno accadendo. Le strade principali sono state chiuse fino a nuovo avviso. Capisco, ma devo tornare a casa e devo prendere la prossima uscita. Dovrà trovarne un'altra. Non c'è un'altra strada. Cosa vuole che le dica? Sono cose da pazzi, ma nessuno può passare qui. Fino a questa mattina si pensava a semplici incidenti, ma il numero raggiunto... Siamo in attesa di avere delle dichiarazioni ufficiali dalla Casa Bianca che possano in qualche modo... Ehi, ma cosa... Un uomo sta venendo verso di voi! Andiamo, fermati! È confermato che il volo che doveva atterrare all'aeroporto di Denver International alle 4 del pomeriggio è uno degli aerei precipitati nella giornata di oggi. Il volo è decollato da Salt Lake City International, ma non è arrivato. Bisogna chiudere ogni tipo di comunicazione. Non possiamo permettere che cadano in mani nemiche. Ma le autorità hanno già detto che non si tratta di un attacco terroristico. Ma se non sono terroristi, allora di che si tratta? Beh, non sappiamo cosa può essere. Insomma, gli aerei stanno precipitando come... Dove sono? Ma che diavolo? David. Amy. Sei a casa? Sì, perché? Resta lì. Richiamami, perché non c'è campo. Sto tornando. Cosa? Amy. Oh, cazzo. Sam, litigate? Beh, qualche volta. Mia madre diceva sempre che se non litighi, non parli. I miei genitori sono sempre stati nello stesso posto. Ma con David non sarebbe possibile. Da dove vieni? Non avevi visto quello che stava succedendo? Cerco solo di tornare a casa. Pessima idea. L'unico posto protetto è il punto di evacuazione. Dovresti restare. Non abito molto lontano dalla vallata. Devo andare da mia moglie. Non c'è niente lì. Cosa? Non c'è niente. Sono tutti morti. Sei sicura? Mia moglie è ancora lì. Tutta la valle è distrutta.
Ormai Amy. Ci sono diversi studi che lo dimostrano e gran Amy. Parte dei medici lo definiscono come un crollo mentale. Si può manifestare con depressione, apatia, spossatezza, fame intensa e anche insonnia. Questi... Non è ancora ben chiaro come... Ehi, amico, stai bene? Scusa. Ehi. Dove hai la macchina? Come hai fatto ad arrivare qui? Senti, se hai bisogno posso darti un passaggio. Probabilmente puoi trovare qualcuno che ti aiuti e magari ha anche un telefono. Io non voglio problemi. Ok. Ok. Allora, sei di queste parti? Finalmente. Tutte queste ore senza vedere nemmeno una macchina. È davvero strano. Senti, ti fai di qualcosa? Perché sei veramente strano, amico. Luci. Sì, sì, Luci. Sembra che abbiano messo dei posti di blocco. Luci. Che ti prende? Perché continui a dirmi delle luci? Che problema hai, Luci? Con le luci? Che sono queste dannate luci? Ok, aiutiamo quest'uomo. Prendiamo lui e chiunque abbia bisogno di cure. Penso io! Senta, voglio solo tornare a casa dalla mia Le strade famiglia. Sono chiuse al traffico proveniente da ovest. È ciò che le posso dire. Cosa ha fatto quel tizio? Non lo so, l'ho visto fuori dalla galleria e l'ho preso con me. Sembra avere una paura folle della luce. Beh, magari lo posso lasciare qui con voi finché qualcuno non lo può... No, signore, non possiamo farlo. Ehi! Ehi, signore,
Deve spostarsi, non può stare qui. Può lasciare il ragazzo da qualche altra parte. Che diavolo stai facendo? Ti prego. Sono qui. Agente, dove lo porto? Hai visto qualcosa? David, arrivo subito. Sam, dovremmo raggiungere l'ospedale. Non possiamo più aspettare. Prendo la macchina. No, tu devi restare qui. Perché non vuoi che vi accompagni? No, aspetta. Devi ascoltarci. Li abbiamo fatti redigere. Ma è una procura. E un testamento. Ehi, amico, sei lì? Ehi! Dove sei? Mi senti? Sei lì? Andiamo, dai! Ehi! Che diavolo fai? Io me ne vado adesso, vieni con me o no? Mi hai spaventato.
da quella parte. Lassù. Ehi, venite! Sì, Tommy, vai per primo. Via da qui! Ci sono altre persone là fuori. Non c'è modo di... Dobbiamo aspettare! No, ti dico già che non serve a niente! Ma certo che serve! Ma no, non lo dico perché sono crudele, fidati! Finiremo ammazzati se restiamo seduti qui! Sono loro. Aspettami. Sono in troppi. Dobbiamo andarcene. Sono in troppi. Forza. Tranquillo. Abbiamo lasciato quella gente a morire. No, non potevamo aiutarli, ci avrebbero ucciso. Avrei potuto fare qualcosa. Avrei potuto aiutarli. Erano già morti. Stronzate, ok? Va bene, li abbiamo visti correre. Io li ho visti correre. Per questo non ci sono scuse. Purtroppo è così. Come puoi comportarti così quando delle persone vengono uccise? Ehi! Se fossi rimasto in macchina ad aspettare, a quest'ora saresti già spacciato. Ho visto abbastanza morti attorno a me nelle ultime 14 ore. Non sono una persona crudele, solo... È la tua famiglia? È mia moglie. Hai dei figli? No. Immagina se li avessi. Una cosa del genere, come gliela spiegheresti? Come li proteggeresti? Sarebbe un incubo. Cosa aspettavate? Cosa? Cosa stavate aspettando per avere figli? Non ti sembra di essere un po' invadente? Era solo per parlare. Beh, non abbiamo mai voluto avere dei figli. Tutto qui. Beh, vi siete sposati, è quello che tutti si aspettano, quindi che razza di scusa è? Non lo so.
Credo che all'inizio fosse più per il lavoro. Lavoriamo tutti e due molto. Così il tempo è passato. Io credo che entrambi volevamo prima raggiungere altri obiettivi e poi... E poi sistemare... Eventualmente. Eventualmente. E tu credi veramente di poter ritrovare tua moglie? Sì. Se fossi in te, mi preparerei al peggio. Sai che c'è, non voglio sentirti, ok? Non parlare in questo... Non voglio scoraggiarti, ma no, è solo no, che... Non sono affari tuoi. È una donna in gamba. So che se la caverà. Certo. Lei può essere là fuori. Ma sto solo dicendo che non credo sia una buona idea andarla a cercare. Beh, grazie per la tua empatia. Sarebbe bello poter salvare almeno una vita oggi, dico solo questo. Me la caverò. Sono Samantha. Io sono David. Ehi! Oh mio Dio. Stai bene? Sì. È stato difficile contattarti. Già, sembra che molti ripetitori siano caduti. Sì, e le strade sono chiuse. Va tutto bene? No. Sei ferita? Kylie è malata. Lei non riesce a muoversi. Lei non so davvero che cosa abbia. Dov'è adesso? Adesso è dal veterinario. Brad! Grazie a Dio, stai bene. Ehi, ma che ore sono? Quasi le 3. Non potevo aspettare dopo l'ultima sera. Non capisco che succede. Hai visto il notiziario? Io mi sono addormentata, mi sono persa qualcosa. Adesso ci prendiamo un caffè. Non sai quanto è bello essere qui. Potrebbe trattarsi di cause atmosferiche che fanno precipitare gli aerei o qualcosa di extraterrestre. Fondamentalmente va oltre le nostre conoscenze. È un evento al quale non siamo preparati. Conosco un veterinario. Lavora qui vicino. Ci penso io. Brad, aspetta. Io non posso andare via. Non con tutto quello che sta succedendo. Cosa può succedere? Non lo so. Io non posso non essere qui se dovessero tornare. Io non so che cosa fare. Oggi, mentre venivo in macchina, pensavo solamente ad una cosa. I soldi, il successo non contano nulla. L'unica cosa importante per me era avere la possibilità di rivederti. Non immagini neanche quanto in questo momento io desideri poter stare con te. Tu e io. Non posso. Sì che puoi. No. Sai quello che hai? Proprio qui. Proprio ora. Dai, Brad, non è giusto. Niente di tutto questo è giusto. Non sappiamo quanto tempo ci resta prima che accada il peggio. Io voglio questo. Voglio stare con te. Io devo restare qui, anche se c'è soltanto una piccola possibilità.
Amy, se adesso me ne vado senza di te, non sapremo mai quello che stiamo perdendo. Andiamo. Non posso, no. Tranquilla, non temere, andrà tutto bene. Resta in casa, ok? Amore, non ce la faccio più a tenere gli occhi aperti. Credo di dover accostare un attimo per riuscire a riposare un po'. Sono stanchissimo. Senti, ti richiamo tra poco. Ti richiamo tra poco. Ti fidi di me? Mi fido di te. Andrà tutto bene. E tu, Samantha, tu non hai figli? No. E qual è la tua scusa? Beh, dopo sposati, ci siamo detti che avremmo aspettato di poterci permettere prima una piscina nel giardino. Ma non era quello il punto. Lui aveva un buon lavoro, io uno perfino migliore, stavamo bene. Avevamo anche la piscina in giardino. Ma non parlammo più di avere dei figli. È interessante, non è vero? L'idea che ti fai del tuo matrimonio all'inizio è come un biglietto della lotteria che ti migliora la vita e andrà sempre meglio. O quantomeno pensi che non dovrai invecchiare e morire da solo. Ma per me quel dolore che si prova quando deludi qualcuno quella sensazione non mi ha mai abbandonata, perfino nei momenti migliori. Siamo stati sposati per 7 anni. Avevamo i documenti per il divorzio pronti da firmare prima che tutto questo accadesse. E nonostante questo casino, sono comunque riuscita a separarmi. Tutte quelle sensazioni che provi alla fine non ti ripagano affatto della noia e della delusione che tu hai provato, giusto? Con il software che ti ho trovato puoi modificare la musica più facilmente. Ma così perdo il legame con le note. Mi piace scriverle a mano. Volevo portare fuori Kylie per scaricarmi un po'. Vuoi fare una pausa e venire con noi? Io sono ad un punto in cui preferisco non fermarmi. Sì, nessun problema.
Andrò a lavorare con Brenda. Così all'improvviso? Hai deciso? Uno di noi deve fare un passo. Una cosa in meno di cui dover parlare. Andiamo, sul serio. Non è sempre così. Lo so io com'è. Devo andare a Denver. Forse è la cosa migliore. Pronto? Sono distrutto. Ryan, ma dove sei? Sono solo. E sai a chi importa, Amy? A nessuno. Ora sta calmo. Hai bevuto? Proprio così. Ho bevuto e molto. Nessuno sa che sono qui, Amy. Tori probabilmente è... che ci metterò molto tempo a trovare la mia famiglia, quindi magari proviamo a cercare i tuoi, ok? Secondo te in che direzione sono andati? Da quella parte? Bene. Vieni qui. Vieni qui. Lo sa che è finita. Cosa? David. Lo sa che è finita fra voi due. Mi ha detto della vostra situazione.
effetto. Dannazione. Ma che stai facendo? Stai bene? Che ci fai qui da sola? Dov'è la tua famiglia? Allontanati da lei! Volevo solo sapere se stava bene. Non voglio farle del male. Il tuo telefono funziona? Ehi! La ragazza sta bene? Vai via da qui! Io vorrei tornare a casa. Sai qual è la strada per Salt Lake? Via dalla mia terra! Ok, va bene. D'accordo. Prendo solo un po' d'acqua e me ne vado. Te ne sarei grato. No, no! È nell'acqua. Qualunque cosa siano. Hanno contaminato l'acqua. Hanno ucciso i miei animali. E la mia famiglia. Non voglio altre morti. Ma quindi chi sono loro? Cazzo. Che cos'era? Vai dentro. Muoviti! Vogliono la guerra. L'avranno. Dannazione, Catherine. Ho detto basta. Ora basta. Basta. Se qualcuno prova a entrare, glielo scarico addosso. Cazzo, non ho chiuso la porta sul retro!
Caitlin, no! Ferma! No! Aprire una ditta con me. Parli di Brad Click? Non lavora alla Chemtech? Si è licenziato 2 settimane fa e ha già programmato ogni cosa. Un nuovo ufficio, nuovi clienti. Saremo una piccola ditta, ma almeno è qualcosa. Penso che potremo fare la differenza. Beh, non ti soddisfa il tuo lavoro qui? David, come sei ingiusto. Cosa? Non farmi sentire in colpa adesso. Tu che cosa hai fatto per noi? Domani vengo con te a quel matrimonio, voglio dire. È tua cugina! Hai lasciato il tuo lavoro per caso? O hai rinunciato ai tuoi sogni? Hai mai fatto qualcosa per noi? Sto lavorando molto meno. E lo sai bene. E dove sei tutto il giorno? Ogni sera? Dammi solo un minuto, ok? Devo... No! Non posso competere con il tuo dannato telefono! Non ne posso più! Ok, va bene. È spento ora. Andrà tutto meglio. Forse ora che il mio telefono è spento potremmo avere una conversazione normale a cena. Ah no, forse tutte le nostre liti si trasformeranno in decenti discussioni. Avrei dovuto saperlo che è solo colpa del telefono. Il telefono è l'unico problema. È solo il telefono! David, vuoi che ti dia il cambio? No, sto bene. Credo che ci siamo quasi. Posso guidare io nella valle se vuoi dormire. Va bene così. No, sul serio sto bene. Cos'è stato? Era
era una persona. Io non ho visto niente. È uno di loro. Dobbiamo andare. Aspetta, no. Cosa? Samantha, andiamo, non abbiamo tempo. No, non voglio prendere quell'affare. Ma come pensi di difenderti? Rifletti. No! Cosa? Oh, cosa c'è che non va? Cazzo! Che succede? Andiamo! Cosa? Non lo so, non parte! Shh. Che cos'è? L'hanno lasciato lì. Ti aspettavi qualcos'altro? Beh, quanta strada ci manca? 4 o 5 miglia, probabilmente. Andiamocene. Ok, sì. Conosci questa strada? Sì, abbastanza. Ok. È di sicuro da qualche parte. Non è alla bocca del canyon, ma è vicino. Se così non fosse... Camminando, prima o poi lo troverò. Se non c'è nessun piano di evacuazione? Se non c'è, allora sono morta. Beh, puoi restare con me se vuoi. Grazie.
Io proprio non capisco come mai adesso accetti l'idea della morte. Lo stesso vale per te. Io non accetto l'idea della morte. Ehi, ti senti bene? Stai bene? No, volevo solo sdraiarmi un po'. È così imbarazzante. Ok. No, sto bene. Sei stanca di... No, si sta davvero bene così in realtà. Sì? Già. Mi fai dare un'occhiata? Per favore. No, va bene così. Non credo, va pulita. Lascia stare. No, non ci vorrà molto e comunque devi fare una pausa. Aspetta. Ok. Sono contento che tu sia una dottoressa. Sta zitto. Sono solo stanca di vederti zoppicare. Allora. Allora? Di che vuoi parlare? Ma per me non significa niente. Scusa, fa male? Stai bene? No, sto benissimo. Ok. Andiamo. Parlami un po' di te. Beh, io ti parlo se vuoi. Ma non ho molto da dire. Non me la dai a bere? Che tipo è Amy? Lei è forte. È una tipa forte. È felice? È una buona domanda. Beh, direi di sì, ma... A volte non sembra. Amy non sorride molto. Ma ammetto che è sempre stata così. La prima volta che l'ho vista io pensavo fosse infelice. Ma questo non mi ha trattenuto. Ho fatto un gran casino. Specialmente all'inizio. Sono stato infedele. Una notte gliel'ho detto. E poi me ne sono andato. Non le ho dato nemmeno il tempo di reagire, che non volevo vedere. Qualche giorno dopo sono tornato a casa. E lei mi è venuta incontro sulla porta. E mi ha sorriso. Non ci ha neanche pensato due volte. E io sono rimasto. Sentivo che lei meritava che io restassi con lei. Quindi... La stai cercando così lei si innamori di nuovo di te? Non so neanch'io perché la cerco. È molto che non sono felice. E anche se dovessi trovarla, non so cosa accadrebbe. Forse lei non vuole essere trovata. Invece sì.
Andiamo, sbrigati. Abbiamo evacuato tutti, ci dirigiamo a Fort Carson! Abbiamo posto, ma dobbiamo partire adesso! Andiamo! David! Ehi, dobbiamo andare! Lei non è lì! Come fai a saperlo? Siamo troppo lontani da casa, non può essere lì! Andiamo! Ti prego, David, dai! Non voglio che tu muoia! Andiamo! Voglio morire sola.
Ehi, fermi! Fermatevi!